profondità alla rosa, sta avendo buoni numeri in ricezione, senz'altro migliori di Javorinok e David Skiba. Tanto vediamo la ricostruzione di Monza con Grover che porta i palloni di casa sul 2-0. Buona questa difesa. Ceni, naturalmente, delle questioni in classifica che riprenderemo, anche perché sono molto importanti. Tanto Riklitsky, c'è la difesa di Orduna, Federici per Grozer, il pallonetto! Cade anche questa. Punto sul posto 5 senza trovare alcuna difesa. Orduna per Katic, sulla parallela c'è Riklitsky, Ricci la butta in mezzo per Plotinski, decide di attaccare, il muro respinge, tiene sul terreno Stravica Plotinski, il pallonetto tenuto da Katic, Orduna para dietro per Gross, palla diretta negli spogliatoi dopo l'attacco di Gross e l'intervento del muro. Nel dubbio io tiro fortissimo, non dovrebbe ritornare nel mio campo, questa dovrebbe essere più o meno la sintesi del pensiero di Gross. In battuta, la palla corta, tenuta bene da Federici, Orduna va da Grozer, in tocco morbidissimo! Non sapevo neanche che Grozer potesse toccare così morbido. Squadre come Monza o per Piacenza hanno più facilità a giocare contro Trento o Civitanova a seconda. Intanto un altro tocco morbido di Grozer. Ah però! E il secondo di Fit. Vuol dire che il muro delle seconde linee di Perugia sta indirizzando ben bene anche l'opposto tedesco, che adesso no, adesso basta. Quindi torniamo all'origine. 15 pari per il sesto punto di Giorgio. Secondo me, con una squadra del genere, Gerbic farebbe tranquillamente il suo figurone nella Superlega di adesso, ho questa idea. Tanto Grozer riprende a martellare senza problemi, 17 per Monza, 7 per Grozer. Monza che adesso comunque dà delle seconde linee che sarebbero titolari praticamente in qualsiasi altra squadra del campionato. Orduna palla dietro per Grozer, sopra il muro, punta del tedesco, 20-22. Grozer in questo caso tira fuori tutto, non è riuscito neanche a leggere. Orduna per Grozer, deve provarci con la mancina, riesce a insaccare la palla anche perché Mengozzi perde il contatto visivo con la stessa. Un po' di fortuna, sì, però vai anche te a correggere quel cio di ferro. No, va bene. David Skiba, la frustata ricevuta a Teros che poi inciampa su Piccinelli, Travis a palla dietro per Plotinski, il pallonetto, difesa pancake di David Skiba, Grozer! La mano felpata di Georg Grozer per 8-6 Monza. Perugia spostata la difesa su un grosso sostituto di Federici. Primo anno per lui in questa categoria, quindi sicuramente esperienza da fare, ma molta buona presenza in campo. Travista la mano per Plotinski, murato per la seconda volta da Monza, c'è Piccinelli, allora ci riprova Riklitsky, terzo muro, ma Perugia non molla, che salvataggio Riklitsky! E allora Grozer la chiude lui, applausoni per Monza! Che segna il sedicesimo punto, ma dobbiamo dirlo che la squadra prima in classifica già certa il primo posto con le seconde linee in campo si difenda così, è tutt'altro che scontato, anzi è sintomo della stagione di Perugia. È decisamente tutt'altro che scontato, è proprio Vladislao David Skiba a Monza per il secondo anno consecutivo a ricezione di Plotinski, poi il pallonetto di Terort, tiene su David Skiba, Orduna per Grozer, quota 17, Georg Grozer, il marchio di Federici, perché vediamo che è a terra aiutato dal massaggiatore di Monza. Riklitsky, murato, può ricostruire Monza per il sorpasso, una palla fuori misura, Grozer la manda via con un tocco morbido, difeso da Terort, altra possibilità, ancora Grozer, tunnel su Terort, Monza mette la freccia e sorpassa, si infiamma l'arena di Monza. Time out ovviamente per Gerbic, perché vede riaccendersi la miccia del decisamente creare ulteriori problemi e soprattutto mandando in battuta Grozer, facciamo non secondaria come
tempo. Dovrebbe essere il primo della... Oleg Plotinsky in battuta, ricezione di David Skiba, orduna per Grosser. Dopo tanti errori e muri subiti, non vuole mettere lui la firma sul capitolazione di Monza. E gioca a mani altissime. Mengozzi in battuta, la ricezione di David Skiba sulla testa di Orduna, poi Grosser sul profondo, c'è la difesa di Plotinsky, poi Travis da fermo, e a portare la difesa di Monza, ancora Grosser che questa volta vola in staccare. Ci sono le proteste dei giocatori di Perugia, Ricci esagera, ci sono ben 5 giocatori accanto al seggiolone dell'arbitro. Ricezione di Jaborov, Corduna può scegliere, va da Grosser, lasciato il muro a 1, punto di Grosser, 30-29. Il qui Corduna sta veramente mettendo tantissima pressione sul proprio fatto, che penso sia per ora gli è andata bene, niente da dire. Plotinsky a ricevere, poi attacca in pallonetto, David Skiba la tiene su, Orduna dietro per Grosser, murato, ma è un money out. A me sembra entrare di capitano di Monza, ottimo punto soprattutto grazie all'aiuto di Orduna. Travizza spinge per Mengozzi, il muro a deviare, Orduna la tiene su, Gaggini in palleggio per Grosser, palla altissima, c'è il tocco del muro, punto Grosser, 14-12. E anche in questo caso Grosser beffa gli avversari. Utilizzo Plotinsky, si prepara in battuta. Sta bordata, tenuta in qualche maniera da Vischiva, Riglitsky. Si continua a giocare, Gaggini la manda di là, le proteste a panchina di Perugia che entra letteralmente in campo, abbandonando l'area della panchina, poi Grosser, Mariot! Leon va a parlare col secondo arbitro che va a riprendere Valentini, il vice di Gerbic. Proteste allora. Giannelli in battuta, ricezione di David Skiba e la battaglia era Jaworonok, palla Grosser, murato, money out. Annullato il primo set point, ma c'è il secondo. Il genere non può passare in mezzo alle mani. Ricezione di Gaggini, Orduna dietro per Grosser, questa volta lavora il colpo, prendendosi la parallela dopo il tocco di Terhorst, 3-2. Andate in mezzo al campo, entrambe sbagliate, punto di Perugia senza fare granché. Grosser senza muro, sanguina davanti a chi squale in questo caso, la Sirra. Giustamente nella parte centrale di quel muro. Grosser a portare, la palla torna subito nel campo di Monza dopo l'intervento di Terhorst. Orduna palla dietro per Grosser, la difesa di Plotinsky, ma la palla vola via. Due martellate di Grosser, come non si vedevano da un po'. Terhorst in battuta, ricezione di Gaggini con passoiata. In bagger da Vistiva per Grosser, palla attaccata! Abracadabra, George Grosser, la palla bacia a posto 6, 16° punto Monza. E qui il Perugia si è concentrato sull'attaccante più forte al centro, ossia da Vischiva da posto 6. Grozdanov è murato, altra possibilità per Monza, Orduna va da Grosser, e diagonale, George Grosser, 20-19. Giannelli cambia direzione, c'è Gaggini, Orduna dietro per Grosser, fulmina lo stesso Giannelli in diagonale, 21 per Monza.